alle 10 ma di mattina in tutta Italia suonavano le sirene, era la prova allarme. Allora, alle 10 suonano, ci c'è il lavoro e poi si fa i gruppetti. Si parla di qui, si parla di là. A un certo punto arriva i tedeschi vengono. Io ho visto quelli con la gendarmeria, quelli che avevano colare di bronzo. E poi c'erano i pavolini, quelli con la beretta, col cappello lì. Poi voi prendete il lavoro, no? Noi eravamo come Puccini vicino ai nostri maestri, infatti mi hanno preso insieme ai miei maestri. Allora ho cominciato a prendere così a caso, giovani, giovani e anziani, perché c'erano anche persone. A 50 anni uno era già vecchio. Si prendono e lì di fronte, di sopra, si fanno già il processo. Avete fatto mettere l'Italia, l'amico, l'alleato del Manico ha preso la famosa arma. Come ha preso Corrado, che a volte quando uscivamo giocavamo con le biglie e con le figurine. Il padre lo vede e cammina lì, dal figlio, liberate mio figlio, liberate mio figlio. Succede che prende anche il padre e moriranno tutti e due a Mauthausen. Attraversiamo tutto, andiamo nella caserma di Corso Ricci. Allora c'era la Muti, Brigata Nera. Ci fanno entrare nella piazza d'armi, per uno di fronte, e poi cominciano la conta, una a 10 fuori. Avevo dovuto fare la decimazione. Poi ci riuniamo nuovamente a ritroso, a piedi, falliamo e ritorniamo nuovamente. Qui in questura ci fanno un po' di interrogatori e vogliono sapere i nomi, no? Noi non sapevamo niente. Allora ci caricano quei camion e poi andiamo verso il mare. Il nostro pensiero era, quando arriviamo a Genova, i camion dove vanno? Verso Vado o vanno verso il cimitero? Perché il cimitero è usato anche come poligono di terra. Adesso andiamo avanti, andiamo al Merello. All'epoca non era più colonia, era rimasto come reclusorio per i parenti dei renitenti alla leva. Chi non si presentava militare, prendevano uno della famiglia e lo prendevano lì come ostaggio. Andiamo lì, ci avvisano di non affacciarci perché ci spareranno. Allora, poi all'indomani mattina arrivano qualcheduno che aveva preso la notte a Savona, e quelli della piaggio di finale. Andiamo a lavorare, si dividono due gruppi, uno va, tra i quali sono andato io, a mettere il filo spinato attorno alla colonia, e l'altra metà va con la TOT a fare l'antisbarco, i muraglioni antisbarco. E lì lo facciamo il giorno 2 e 3, alla mattina dal 4. Ci fermiamo giù nell'atrio, perché lì appena uscivi dalla colonia c'era subito la linea ferroviaria. Si ferma un treno con carri bestiame, si caricano e veniamo giù, veniamo a Savona. A Savona ci scaricano di lì, si caricano su altri carri. E lì ci danno come guardia, allora non abbiamo più la Brigata Nera. Abbiamo i carabinieri. E i carabinieri erano molto più umani e ci hanno portato a Villa di Negro, Villa di Negro a Genova. E a Villa di Negro a Genova ci ha portato la fermata di Villa di Negro, abbiamo perso il treno per Mauthausen. Ci avvisano che potremmo avere colloquio con un familiare al quale dovremmo dire di portare degli indumenti perché andremo a lavorare in posti freddi. Io quel problema io non ce l'avevo perché non avevo perso tutto. E allora fanno venire, viene mio padre,
E mio padre mi dà il suo cappotto, il suo berretto e il suo cappotto. E vengono dei medici tedeschi, ci visitano e si dividono in due gruppi. Abili e non abili, dicono, quelli abili vanno a lavorare, quelli disabili se ne vanno a casa. E noi appunto quando siamo partiti eravamo, li vediamo un po', diciamo, fortunati loro, sono riformati, se ne vanno a casa. E noi invece dobbiamo andare verso l'ignoto. Noi partiamo, andiamo a Milano, ci fermiamo in una colonia Breda, in qualche posto, in qualcosa che nella zona industriale. E poi di lì partiamo, andiamo in Germania, senza mangiare. Tragitto non ce l'ha. Ah, l'unico tragitto ce l'hanno dato. Ce l'hanno dato, ci hanno dato il cestino da viaggio che dava la stazione, c'era una coscia di pane, un pezzo di pane, una bottiglietta di qualcosa da bere, non Coca-Cola, e poi un paio di calze, un paio di calzini. E lì a servire c'erano i militari che era pietoso vedere com'erano conciate. Perché c'è stata molta moria di militari. Ci hanno dato la broda, una broda, non mi potrei, una papina, giallognola e una galletta, quella che loro davano ai cani. Siamo arrivati di domenica a Wattenscheid, ci ha portato al campo 11, detto, allora il primo ha detto, si mangia una volta al giorno. Domani ha detto a lavorare 12 ore al giorno, dalle 6 alle 6. Stabilimenti erano in campagna e i campi erano in campagna durante il tragitto che pegavo circa un'ora per passare attraverso i campi. Conoscevo le erbe. Allora io trovavo il tarasacco e mettevo un colpo d'acqua calda, poi le spremevo, facevo delle palline e poi quando c'erano i metalli che della colata, che tanto che si raffreddavano, facevo le polpettine. C'erano anche gli alberi di miele, però non li potevi toccare. Sono liberato l'11 di aprile e io sono venuto in Italia il 25 luglio. Una valanga di fuoco, un inferno di fuoco, era prima lì. Poi durato tutta la notte, poi al mattino sono arrivati i Tommy e lì ci avevano detto, se un giorno saremo liberati, se verranno quelli lì, finché hanno il fucile in posizione di sparo, non uscite. Quando hanno un fucile a tracollo, uscite. Difatti allora abbiamo visto che stavano così. Poi quando hanno visto che avevano, dopo qualche ora, il fucile, quelli che venivano dopo la prima linea, dovevano sparare, allora siamo usciti, non ci hanno neanche guardato. E io sono entrato al campo, il campo là erano già passate le 24 ore, perché per 24 ore non comanda nessuno, è un'allerta. No, non è uscita, mi è applicata. E allora io arrivato al campo con le patate. Appena entro nella baracca vedo una coscia di vacca che si chiamava un mammut. Non ho mangiato di quella carne lì. Mi ha dato solo un friulano, mi ha dato solo che un cucchiaio di strutto. Perché le friulane facevano la grappa. E quasi tutte le baracche avevano un distillatore. Allora, poi alla sera facevano commercio, però poi venivano gli americani, anche loro, si ubriacavano, poi non potevi uscire perché si ubriacavano, sembrava far west. Sono arrivati gli inglesi avevano più fame di noi, perché fumavano la sigaretta con lo spillo. E allora, la prima cosa che hanno fatto, ha distrutto tutte le distillerie e si doveva fare qualche cosa, non volevano gente nativa.
siccome eravamo andati, ci avevano portati in un campo dove prima si erano ospitati quelli che, se la Germania avesse vinto la guerra, avrebbero avuto la cittadinanza tedesca. Perciò era una baracca che era metà era soggiorno, poi gli altri due quarti erano due per dormire, perciò eravamo 8, 8, 16, si stava bene lì. Ogni baracca davanti aveva un pezzetto che originariamente quello che lo usavano facevano l'orticello. Partiamo, abbiamo piegato 15 giorni, perché allora la Germania era tutta di là, tratta, magari si cambia. Si mangiava un giorno una fetta di pane, un pezzo di pane, gli inglesi ce lo davano, e una scatoletta di sardine, boh, bere, niente. E dove si fermava? In Italia si fermava al treno, dopo, quando partivamo noi non c'era più niente. Portavamo via tutto perché avevamo fame. Abbiamo piegato qui, si camminava magari due giorni avanti, il ponte era rotto, si ritornava indietro. Bello quando si arrivava in Italia, tutto illuminato, tutti avevano qualcuno che aspettasse. Noi da lì non c'era nessuno.